con molta tranquillità e serenità, perché io so cosa, e quelli che sono qua lo sanno come sono andate le cose. Io sono stato sempre tranquillo con me stesso, ho lavorato come sempre ho lavorato in questi anni, e ho scelto io di rimanere qua perché avevo voglia di riprendermi il posto. Non c'è nessun problema, io sono sempre stato tranquillo, con voglia di giocare, con voglia di spingere avanti, con voglia di tirar fuori Catania di questa situazione. Quelli che dicono quello non capiscono nulla e non mi conoscono, perché io da 5 anni che sono qua e ho scelto 3 volte Catania. Ho scelto sopra il Benfica 1 volta. Sono andato a studiante e sono tornato pur sapendo quello che mi trovavo davanti. Ho voluto rimanere e ho giocato l'anno scorso, penso di bene. E quest'anno pure. Quindi io ci tengo a questo gruppo, ci tengo a questa squadra. La mia famiglia sta benissimo qua a Catania, è stato sempre bene. Quelli che dicono quello non capiscono nulla, è inutile andare all'incontro. È gente che non capisce. E, contento di non giocare non posso stare mai. Può succedere. Sono scelte che l'allenatore sempre deve fare e quindi vengono rispettate come sono. E non ho fatto, anzi, nessun problema, mi sono allenato comunque benissimo. Ho aspettato la mia opportunità di nuovo. Poi, anche d'accordo con Angelo, ho deciso anch'io di non parlare perché la situazione non era chiarissima per il fatto del Napoli e tutto quanto, che l'ho detto lui che non vuole parlare perché mi sembra e mi è sembrato in quel momento una mancanza di rispetto verso la città, che da tanti anni sono qua, quindi io preferirei non parlare di quello. Allora, l'aspetto calcistico capita, ogni allenatore fa le sue scelte e vengono rispettate.